La sentenza è una pietra miliare che sancisce la violazione da parte del governo italiano del divieto di tortura e del divieto di non refoulement. Il governo italiano ha respinto donne, minori e uomini che scappavano da guerre e li ha ributtati in situazioni di estremo pericolo in cui avevano rischio di essere uccisi o torturati. È una sentenza che sancisce non solo la violazione di ciò che è avvenuto in passato, ma è una pietra miliare, uno spartiacque per tutte quelle che saranno le politiche migratorie dei prossimi anni, del governo italiano, con i paesi del Nord Africa, in particolare con la Libia. Amnesty International da sempre, da 50 anni, è accanto a tutte le persone che vedono violati i loro diritti umani e anche in questo caso è a chiedere un incontro col Ministro degli Interni Cancellieri per essere sicuri che i futuri accordi con il governo libico siano rispettosi dei diritti umani fondamentali.